schiaccia, schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo, che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Trovi tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. You could be my one and only. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un glitch dei soldi che c'era fino a ieri, che continua a esserci anche se qualcuno oggi mi ha detto che era stato patchato, però funziona benissimo ragazzi e ve lo ripropongo. Osservate bene la targa di quest'auto. Allora, per fare questo glitch in primis abbiamo bisogno di un amico, l'amico deve avere la base operativa, la stessa nostra base operativa, e deve avere al suo interno la Wenger. E noi nella nostra base operativa dovremmo avere il veicolo che vogliamo duplicare, una custom ragazzi, non auto di lusso ma una custom, un'auto di Benis. A questo punto qui in alto a destra vedete che cosa fa il suo amico nella sua base operativa e quello che dovremmo fare noi nella nostra base operativa. Il nostro amico va nel suo Wenger, nella sua base operativa, e quando è all'interno del suo Wenger possiamo partire a fare il glitch. Allora, in primis noi dobbiamo diventare CEO ragazzi, quindi andremo a diventare CEO e andremo a invitare il nostro amico che si trova all'interno della Wenger e faremo offri ad amici vicini. Dopodiché andremo su ritirati, il nostro amico andrà sull'invito che gli abbiamo appena mandato e si metterà sull'invito posizionato così e dovremo premere insieme contemporaneamente il tasto X, lui per accettare, noi per ritirarci. A questo punto ragazzi diventeremo un'altra volta CEO, dobbiamo ridiventare CEO e ci fermiamo nella schermata per diventare CEO mentre il nostro amico si dirige verso l'uscita e qui dovremo premere prima noi e dopo un millisecondo il nostro amico. Dopodiché ci ritiriamo da CEO come avete appena visto. Dovete anche essere non eccessivamente veloci, però un po' veloci. E come vedete vi ritrovate il vostro amico nella vostra base operativa ragazzi. È abbastanza semplice. Allora, qui la cosa che in pratica il vostro amico potrà fare è recarsi ai vostri veicoli e poterli guidare ragazzi. Quindi a questo punto vediamo il da farsi. Il nostro amico va ai nostri veicoli, noi saliamo in auto, lui sale in auto, scendiamo, fa il giro dell'auto il nostro amico e viene dalla parte della guida ragazzi. È abbastanza semplice, sale in auto e può guidare. A differenza dell'altro glitch che ho caricato poco fa, questo qui è diciamo un pochino meno diciamo come si dice difficoltoso per quanto riguarda la guida all'interno della base operativa, però comunque sia sono tutti e due semplici. Magari a chi non riesce il bug della Wenger con l'amico nella propria base operativa può provare a fare questo e viceversa. Io ve li ho caricati tutti e due in maniera tale che li vediate e vi rendiate conto di voi stessi di qual è più facile, di qual è meno facile e lo facciate. Quindi a questo punto il vostro amico posizionerà l'auto in maniera che voi potete teletrasportarvi e siccome avremo già messo prima fuori dalla base operativa una LG RH8, già siamo pronti a fare il glitch. Come vedete c'è qui la LG e quest'auto prenderà la targa di quella LG che si trova fuori. Vedete la targa? Adesso cambierà quella targa ragazzi, quindi vi mettete qui, girati verso l'auto in maniera tale da potervi teletrasportare e premete X e triangolo insieme. È semplicissimo come nell'altro glitch, né più e né meno ragazzi. Quindi come vedete la targa è cambiata, adesso ve la faccio vedere meglio. Dopodiché vi allontanate, chiamate il vostro centro operativo mobile
e ritornate nel centro operativo mobile, ragazzi. Il glitch è veramente semplicissimo. Rientrate nel centro operativo mobile, che al suo interno ovviamente deve, come ho già detto anche nel video precedente, io la LG dentro il centro operativo mobile la tengo sempre, quindi vi faccio vedere anche qui che questa LG c'è sempre. Entrate nel centro operativo mobile e l'auto già sarà salvata, ragazzi, non vi resterà che andare a metterla in un garage e basta, il trucco è fatto. Io qui la vado a mettere in un garage, riprendo la mia LG RH8 normale, ritorno alla base operativa e sono pronto per ripetere il glitch. In questo glitch qui, ragazzi, quando noi torneremo nella base operativa troveremo nella nostra base operativa le auto del nostro amico, quindi è bene averne 6 o 7 delle nostre da duplicare, in maniera tale che quando abbiamo duplicato 7 auto facciamo sbaggare il nostro amico, magari ci sbagliamo noi per dare una mano a lui, insomma non lo so, vedete voi, e possiamo ripetere comunque il glitch, ragazzi, anche perché in quel modo ricompariranno le nostre auto nella base operativa, quindi è abbastanza semplice. L'unica cosa che dovete fare è far sbaggare il vostro amico, comunque uscire tutte e due dalla base operativa e il glitch è fatto.